Secondo alcuni siti web, tra cui Wikipedia.org, nel 2000 partecipa al concorso di Miss Italia in qualità di Miss Valle d'Aosta e si aggiudica la fascia di Miss Cinema. Nello stesso anno si trasferì a Roma per studiare recitazione, diplomandosi proprio in teatro drammatico presso la Scuola Sperimentale Agora. Dopo il diploma, dal 2001 al 2003, ha partecipato a diverse produzioni teatrali. Successivamente si è trasferita a Milano per intraprendere la carriera di modella. Ha posato per una campagna fotografica di Brooks Field. Ha sfilato per il Marchese Coccapani, per Max Mara e per Carlo Pignatelli. Nelle foto pubblicate su Instagram, Elisa Isoardi compare sdraiata su un lettino d'ambulatorio, con degli aghi nel braccio. Fortunatamente la ragione di questa situazione non è da ricercarsi in un malessere, quanto più in un gesto nobile e altruistico. Elisa infatti si è recata dall'associazione Avis per donare il sangue e ha ritenuto importante immortalare il momento per poter creare consapevolezza e discussione su un tema troppo spesso considerato secondario, come quello della donazione. La conduttrice ha accompagnato le fotografie con un messaggio breve ma efficace: donare il sangue è il primo passo verso la prevenzione e verso il prossimo. Ha inoltre ringraziato Gianpietro Briola, presidente di Avis Nazionale. Qui nella foto con lei, i due appaiono sorridenti e scherzosi nonostante il momento delicato e la volontà di sensibilizzare il pubblico alla loro causa comune. Dal 1927, Avis svolge un ruolo essenziale nel garantire scorte di sangue sicure e sufficienti per gli ospedali italiani. I volontari di Avis lavorano per sensibilizzare, reclutare donatori e organizzare sessioni di donazione. L'associazione rappresenta un prezioso contributo per la salute pubblica in Italia. Briola ha ricaricato la foto scattata con Elisa, contribuendo con un suo ulteriore messaggio: momenti significativi che speriamo siano un impegno di continuità, soprattutto per i giovani.